di civile a destra e pensi alle auto che hanno fatto la storia, ma ci sono auto che sono entrate nella storia perché sono scomparse. È il caso della BMW Garmisch che vedete qui davanti a me. Sembra, vista così, un'auto d'epoca, classe 1970, ma di fatto questa vettura è completamente nuova, nel senso che è stata ricostruita oggi, nel 2019, da BMW. Perché? Qual è la storia di questo modello, basato sulla 2002 Ti? Di fatto era un prototipo, presentato appunto nel 1970 dalla carrozzeria Bertone, che ha rivisto in chiave futuristica per l'epoca gli stilemi di BMW. Potete notare una delle caratteristiche principali di questo modello, dato dal doppio rene che è stato rovesciato di 90 gradi. Di quest'auto, di questo prototipo dell'epoca, si sono perse le tracce, e il capo del design del centro stile BMW, di fatto vedendola in fotografia e documentandosi sulla storia di questo prototipo, ha detto: la voglio rifare, non c'è più questa auto, non è nel museo BMW, la dobbiamo avere. E quindi hanno preso i disegni dagli archivi, dai cassetti, in collaborazione anche con vari centri storici, in collaborazione con lo stesso Marcello Gandini, che era qui presente nella giornata di ieri durante il reveal dell'auto a Villa d'Este, e hanno ricostruito l'auto fedelmente rispetto a quello che era il progetto originale. Fedelmente perché sono stati impiegati materiali quanto più possibili simili a quelli dell'epoca, ovviamente è stato rispettato alla lettera quella che era l'impostazione stilistica e tutte le caratterizzazioni volute dalla carrozzeria Bertone. Potete notare un altro elemento tipico dato da questo lunotto, con questa griglia a nido d'ape, che consentiva appunto di, come dire, diciamo così, migliorare l'eccessiva luminosità dell'abitacolo. E poi per il resto la linea è molto pulita e molto, se vogliamo, filante, ovviamente per l'epoca, con questo stile che era particolarmente squadrato, e chiaramente è un'auto di altri tempi. Per quanto riguarda l'abitacolo, purtroppo l'auto è chiusa, non ve la posso far vedere troppo da vicino, vedete, è caratterizzata da un'impostazione particolarmente minimalista, con questa strumentazione centrale verticale, non c'era neanche il mangia cassette, e un, diciamo, allestimento chiaro in termini di materiali e abbastanza luminoso. La cosa curiosa che vi posso dire, visto che ieri nella macchina ci sono salito quando era aperta, era che di fatto sono stati rispettati, diciamo, a tal punto i materiali impiegati, è stata fatta proprio una ricerca specifica in tal senso, che l'odore all'interno della macchina è simile, molto simile a quello delle auto proprio dell'epoca, degli anni 70. Quindi si può dire che questa reincarnazione è riuscita e la BMW Garmisch oggi può tornare a occupare il posto che le spetta nel museo della casa bavarese.